16 aprile 1945. 9.000 cannoni sovietici bombardano 700.000 soldati tedeschi nella battaglia finale del teatro europeo nella Seconda Guerra Mondiale. È il giorno del giudizio per il Terzo Reich di Adolf Hitler. Arrivati sopra Berlino, c'era così tanto fumo che sembrava quasi di volare sopra l'inferno e di guardarci dentro. Sulla strada della macchina da guerra sovietica c'è la Fortezza Berlino. La città, ben protetta da uomini e armamenti, sarà testimone di una vendetta mai vista prima. La nostra rabbia aumentava a dismisura e in una situazione del genere, quando vedi il nemico, gli spari. È la sua vita contro la tua. A Berlino ogni casa viene trasformata in fortezza. Per avanzare anche di un solo metro, le forze sovietiche sono costrette ad aprire il fuoco. In questa battaglia moriranno migliaia di civili rimasti bloccati in città. Quando arrivavano le bombe, la terra tremava e avevi paura. Pensavi, se la casa crolla è la fine, non riusciranno mai a tirarci fuori. Quando viene distrutto il cuore della Germania nazista, gli aerei da ricognizione ne scrutano i cieli. Giorno dopo giorno registrano gli implacabili progressi dell'armata sovietica. Per la prima volta, queste fotografie sono state messe insieme grazie alla computer grafica 3D per avere una veduta dall'alto della battaglia. Lo scontro finale in Europa della Seconda Guerra Mondiale, la battaglia per Berlino. Il 16 aprile 1945. I soldati sovietici si affrettano a prendere d'assalto le posizioni nemiche nell'ultimo scontro della Seconda Guerra Mondiale in Europa. Portano bandiere rosse per infondere fiducia ai soldati delle trincee in prima linea. I carri armati vengono preparati per l'avanzata e gli artiglieri accumulano 7 milioni di proiettili per il fuoco di sbarramento. Inizia il conto alla rovescia per la battaglia di Berlino. L'operazione di Berlino era speciale. Ognuno di noi sapeva che si trattava di qualcosa di speciale. Era la fine della guerra. E il morale dei soldati era altissimo. Nonostante ci fossero stati tanti caduti, ciascuno di noi cercava in ogni modo di arrivare a Berlino per far finire la guerra. A est, l'armata rossa sfonda il fronte tedesco in Russia e si addentra in Polonia verso i fiumi Neisse e Oder. A ovest, il generale Eisenhower attraversa il Reno e unità americane in avanzata raggiungono il fiume Elba, a circa 80 km da Berlino. L'onore di prendere la città potrebbe essere di entrambe le parti. Alla conferenza di Yalta in febbraio era stato deciso che Berlino sarebbe stata occupata dai sovietici. Ora Stalin vuole assicurarsi il bottino. Stalin è convinto che deve impadronirsi di Berlino e che una volta raggiunto il suo scopo avrà il controllo del cuore dell'Europa post-bellica. Ma non vuole che qualcuno conosca i suoi intenti. Così dice Eisenhower che Berlino non ha alcuna importanza per lui e Eisenhower gli crede. Non solo gli crede, Stalin riesce a convincere Eisenhower stesso a non volere più Berlino. Mentre a ovest gli alleati si occupano delle ultime sacche di resistenza e organizzano l'avanzata nella Germania meridionale, Stalin si prepara per la decisiva battaglia di Berlino. 2.500.000 di uomini, 6.500 mezzi corazzati e 42.000 cannoni sono pronti per abbattere le difese di Berlino lungo la linea Oder-Neisse. Il maresciallo Georgi Zhukov, miglior comandante dell'Unione Sovietica, comanda l'armata più vicina a Berlino, il primo fronte bielorusso.
Contro le forze sovietiche sono schierati 700.000 soldati tedeschi. Molti di loro sono solo reclute, con pochi carri armati e scarsa artiglieria. I soldati tedeschi sono pronti a combattere fino alla morte per difendere la loro capitale. Aerei alleati da ricognizione seguono il corso di questa battaglia. Grazie alla più aggiornata computer grafica 3D, le loro fotografie ci aiutano a radiografare la battaglia. Alle 3 in punto ha inizio lo scontro con un fuoco di sbarramento di 9.000 cannoni. Ammassati l'uno accanto all'altro, i cannoni bombardano il fronte lungo la sponda sinistra del fiume Oder. Trincee e postazioni d'artiglieria vengono polverizzate. Non voglio dire che non avessimo paura. Ce l'avevamo, naturalmente, ma sapevamo che dovevamo attraversare il fiume, occupare un punto strategico e usarlo come punto di partenza per il grande attacco. La fanteria d'assalto esce dalle trincee e attacca il fronte tedesco. Per ordine di Žukov si fanno arrivare al fronte 143 riflettori. Vengono accesi per permettere ai soldati sovietici di localizzare meglio il nemico. Il piano si rivelerà un fallimento. Accesero i riflettori a una distanza di circa 300 metri dietro il nostro fronte. Si era alzato un così fitto strato di polvere e fumo sulle posizioni tedesche che i raggi non riuscivano a penetrarlo. Riflettendosi contro il muro di fumo, la luce dei riflettori abbaglia i soldati dell'Armata Rossa. Le loro sagome sono un facile bersaglio per i mitraglieri tedeschi. Davanti a noi c'erano i campi minati. Il fuoco nemico colpiva senza sosta ed era molto preciso. I tedeschi avevano preparato un'accurata linea difensiva. Non c'è da sorprendersi se riuscirono a respingere il nostro attacco. All'alba, il fronte tedesco resiste ancora. Il nemico faceva una forte resistenza, bombardandoci con ogni tipo di arma. Armi piccole, artiglieria, mortai. Sganciavano persino bombe dagli aeroplani. La linea offensiva di Žukov sta fallendo. A 90 km più a sud viene lanciata la seconda fase dell'operazione Berlino. Il primo fronte ucraino del maresciallo Ivan Konev sferra l'attacco lungo 400 km del fiume Neisse. Da 150 punti diversi, la fanteria di Konev attraversa il fiume servendosi di qualsiasi cosa galleggi. In soli 20 minuti viene formata una testa di ponte sulla sponda occidentale. I genieri costruiscono i ponti e i carri armati di Konev li attraversano. Nonostante un devastante contrattacco tedesco, avanzano di 12 km. A nord, l'attacco di Žukov è ancora impantanato. La principale linea difensiva tedesca, che blocca la strada per Berlino, corre lungo la cresta delle alture di Seelow, una cima alta 500 metri. Le alture di Seelow erano la linea difensiva principale della Germania ed erano in una posizione strategica. Il terreno era scosceso, coperto di foreste e pieno di burroni e fiumi. Dietro a ognuno di quei burroni, i tedeschi avevano nascosto una postazione fortificata. Sulle alture, i russi subiscono gravi perdite. Alle 15, Stalin dice a Žukov che Konev è riuscito ad attraversare. Irritato per il fallimento del proprio piano e per la possibilità che Konev arrivi per primo a Berlino, Žukov ordina a due armate corazzate di sbloccare la situazione di stallo. Si precipita di nuovo nel caos.
I carri armati cercarono di salire sulle alture di Zillow, ma c'era una pendenza di 45 gradi. Dopo 5 o 10 metri, i cingoli persero la presa sul terreno e i carri armati slittarono all'indietro. I carri armati di Zhukov attraversarono la regione dell'Oderbruch, la palude nell'ansa del fiume Oder, ma fecero agitare così tanto le acque che l'artiglieria faticava ad avanzare. Per rispettare la tabella di marcia imposta da Stalin, Zhukov creò una gran confusione. Alla fine del primo giorno, i tedeschi hanno subito forti perdite a causa di oltre 1 milione di bombe e missili. Tenere a bada le armate di Zhukov significa ritardare il momento in cui la capitale del Terzo Reich diventerà zona di guerra. Il 17 aprile 1945, secondo giorno della battaglia di Berlino. L'ultima offensiva dell'armata russa è in difficoltà. Le divisioni d'assalto del maresciallo Georgi Zhukov vengono prese in trappola in una zona di guerra sotto le difese esterne di Berlino, lungo le alture di Zillow. La parte più alta di queste alture è un labirinto di trappole per i carri armati. Il maresciallo Zhukov vuole a tutti i costi sfondare il fronte tedesco per raggiungere Berlino. Servendosi degli aerei da ricognizione, tenta di scoprire il punto debole delle difese. La città di Zillow è il bastione centrale del fronte tedesco. I bombardieri sovietici prendono di mira le postazioni di artiglieria, mentre gli artiglieri colpiscono il fronte con missili e bombe. Zufar Zadardinov, membro dell'equipaggio di uno dei carri armati, viene mandato in avanscoperta. Non appena ci intravidero, i tedeschi cominciarono a bombardare. E la prima bomba esplose vicino al capitano che stava alla mia destra. Persi conoscenza e quando rinvenni vidi che il capitano era morto. Comincia un nuovo attacco, ma i cannoni tedeschi da 88 mm neutralizzano i carri armati sovietici, mentre la fanteria insegue i carri in fuga sparando con i micidiali Panzerfaust. Durante questa implacabile guerra di logoramento vengono distrutti 152 carri armati sovietici. Alle 15, i piloti tedeschi cominciano con attacchi suicidi contro i ponti costruiti dall'armata russa. Ma alcuni piloti sovietici riescono a far allontanare gli aerei della Luftwaffe. Vedendo che gli attacchi russi non si fermano, Adolf Hitler infonde fiducia ai suoi con il proprio credo di onore. In queste ore la Germania intera ha fiducia in voi, miei combattenti occidentali, e spera che grazie alla vostra determinazione e sotto la vostra guida l'attacco bolscevico possa finire in un bagno di sangue. Stalin è preoccupato che gli alleati occidentali possano arrivare a Berlino prima di lui. Così fa pressione su Zhukov e il suo rivale Konev per una corsa disperata verso la città. Stalin ha preso i suoi due migliori generali, Zhukov e Konev, e come due cani da difesa li fa correre uno contro l'altro verso Berlino. E quando sembra che Konev stia per vincere, trattiene un po' Konev per permettere a Zhukov di raggiungerlo. Così combattono tra di loro per raggiungere per primi Berlino sotto il controllo di Stalin, il grande burattinaio. Km più a sud delle alture di Zillow, Konev continua l'avanzata. Gli aerei sovietici aprono una strada attraverso la foresta in fiamme. Sul fronte tedesco, a sud-est di Berlino, lungo il fiume Spree, i carri armati si lanciano contro le deboli difese e le mandano in frantumi. A mezzanotte, Konev ordina di scavalcare le sacche di resistenza e di dirigersi verso nord e nord-ovest di Berlino per bloccare le strade in uscita dalla città. 80 km più a nord, Zhukov ordina ai suoi di attaccare e prendere le alture di Zillow.
I nostri soldati erano ansiosi di combattere. Era davvero incredibile. Sapevano che poteva essere una delle ultime battaglie, ma combattevano senza preoccuparsi delle pallottole, delle bombe. E non pensavano che avrebbero potuto rimanere uccisi o feriti. Alle 18.45 i tedeschi ne hanno abbastanza. Intere divisioni cominciano a disintegrarsi e i superstiti vengono ricacciati in città e verso sud, nelle foreste. Zhukov ha libero accesso a Berlino, ciò che sta aspettando da 4 giorni. I suoi soldati sono a 60 km dal centro, ma c'è stata una vera e propria carneficina. Sulle alture di Zillow, i sovietici perdono 30.000 uomini, i tedeschi 10.000. E nonostante siano stati sconfitti, hanno fatto un buon lavoro. Zhukov e Konev sono ancora in gara. Mentre gli uomini di Konev chiudono Berlino da sud, Zhukov ordina ai suoi di arrivare da est per accerchiare la città da nord. Alle 10 di mattina piovono bombe lanciate da un'incursione aerea alleata composta da 1.000 bombardieri. Il primo suono della sirena durante un'incursione aerea segnalava l'avvicinarsi dei bombardieri. Era una nota lunga e continua. Poi c'erano le grida più o meno intense che rimangono impresse per tutta la vita. Quando scoppiavano le bombe, la terra tremava e avevi paura. Pensavi, se la casa crolla è la fine. Non riusciranno mai a tirarci fuori. Dopo l'incursione aerea, l'alto comando nazista festeggia il 56esimo compleanno di Hitler. Durante la sua ultima apparizione pubblica, premia i combattenti del fronte orientale. Il leader del Terzo Reich ora ripone le sue speranze nella devozione fanatica di ragazzi molto giovani. Questi maiali ci stanno rovinando. La nostra rabbia aumentava a dismisura. E in una situazione del genere, quando vedi il nemico, gli spari. È la sua vita contro la tua. Spero di essere più veloce. Questo è quello che si pensa. O perlomeno quello che pensavo io. Man mano che il fronte russo si avvicinava, diventavo sempre più ansioso. Non era paura, ma ripetevo a me stesso: ora che arrivano, potrò vedere cosa so fare. Non ho mai pensato di nascondermi. Non ho mai preteso di essere un eroe. Ma più il pericolo si avvicinava, e più per me la situazione si faceva eccitante. Quando l'esercito sovietico accerchia Berlino, viene ordinato ai ragazzi e agli anziani di trasformare la città in una specie di Stalingrado. Berlino doveva diventare la tomba dei sovietici. Aprile 1945. Nel distretto di Marzahn, gli artiglieri si preparano a sparare contro uno sbarramento storico. Sulle bombe ci sono scritte come «Per Stalingrado» e «Per quel verme di Goebbels». Alle 9.30 in punto si apre il fuoco. Le bombe viaggiano per 15 chilometri prima di cadere nel centro di Berlino. Per la prima volta dall'inizio della guerra, il cuore del Terzo Reich è a portata di tiro. L'armata sovietica è dietro l'angolo. Le bombe non le sentimmo nemmeno arrivare. Di solito, durante i bombardamenti, si sentiva il fischio prima dell'esplosione. Quando le senti, puoi andare nei rifugi. Ma se non le senti, poi è troppo tardi. Sei spaventato. Ti metti al riparo e ti nascondi. Dopo 4 giorni di combattimenti a est di Berlino, le forze sovietiche sfondano le difese più esterne della città. A sud, i carri armati del maresciallo Ivan Konev si stanno avvicinando al canale Teltow e al sobborgo di Potsdam. Nello stesso momento, i reparti guidati dal maresciallo Zhukov entrano da nord e si spingono verso est.
Sei settimane prima, Hitler ha ordinato di costruire nella città dei sistemi di difesa. Si devono bloccare i sovietici con campi minati e trincee e convogliarli nelle zone più pericolose. Le barricate e le postazioni d'artiglieria devono coprire ogni strada. A causa dei tempi ristretti e della mancanza di manodopera, vengono costruite metà delle difese e nei presidi ci sono solo 41.000 uomini. La maggior parte di loro sono poliziotti, anziani della milizia territoriale chiamata Volkssturm e adolescenti della gioventù hitleriana come Wolfgang Urbanski. Per la prima volta avevamo le uniformi e gli equipaggiamenti giusti. Sembravo Rambo. Avevo granate, bombe a mano, due pistole e poi, la cosa più importante, la mia mitragliatrice. Alle 19 del sesto giorno, l'armata rossa raggiunge il canale Teltow e si frappone tra i suoi carri armati e il centro della città di Hitler. I rinforzi per la difesa di Berlino arrivano in tempo. Quegli stessi uomini che hanno resistito sulle alture di Zillow ora vengono ricacciati nella città dai reparti di Jumpf. Questi 45.000 soldati rappresentano l'estrema difesa tedesca. Hanno solo 60 carri armati per tenere a bada i numerosi mezzi corazzati sovietici. Il cerchio di fuoco si chiude intorno a Berlino. Hitler si rifiuta di lasciarla. Nel suo bunker sotto la cancelleria del Reich impartisce ordini a dei soldati fantasma e pretende che i suoi, ormai esausti, compiano attacchi suicidi. La scena che si presenta nel bunker del Führer sembra una farsa del teatro francese. Ci sono porte che si aprono e si chiudono continuamente. Persone che entrano, prendono accordi, escono per poi rientrare di nuovo. L'unico punto fermo è quel pazzo di Hitler, che è sempre meno ragionevole e sta perdendo il contatto con la realtà. Mentre a sud Konev si prepara ad attraversare il canale Teltow, le armate di Zhukov spingono da est e sud-est. Stalin ordina ai due marescialli di fermarsi al di fuori dal centro storico. Il loro obiettivo è la sede diroccata del Parlamento, il Reichstag, il cuore simbolico della Germania di Hitler. Ognuno dei due vuole che a tutti i costi sia il proprio esercito a piantare la bandiera rossa su quel tetto. Grazie a un poderoso fuoco di copertura, la fanteria di Konev prende d'assalto il canale di Teltow. In questa circostanza, gli anziani del Volkssturm sono spalleggiati dall'esercito regolare. Le prime teste di ponte sono spazzate via da un enorme contrattacco. A mezzogiorno, i carri armati di Konev si fanno largo tra il labirinto di palazzi sulla sponda settentrionale. Più a est avanzano anche gli uomini di Zhukov. Si trovano però di fronte ai soldati delle SS, veri fanatici. I posti di pronto soccorso tedeschi sono sommersi da migliaia di feriti. Per la sedicenne Gisela Stange si tratta di un'esperienza da incubo. Non ero un'infermiera professionista, ma mi davo da fare per aiutare a tenere un braccio o una gamba che dovevano essere ingessati o amputati. Il sangue scorreva giù per le scale e mi dissero di asciugarlo, così nessuno l'avrebbe visto. Ero molto scossa da quello che vedevo. Cominciai a pregare prima di andare a letto, anche se prima di allora non l'avevo mai fatto. A sud e a est, i tedeschi, pur combattendo valorosamente, sono costretti ad arretrare verso il centro di Berlino. Il 25 aprile si sparge la notizia che gli abitanti di Berlino sono in preda al panico. 25 chilometri a ovest, gli eserciti di Zhukov e Konev si riuniscono dopo aver fatto piazza pulita sia a nord che a sud. Berlino è circondata. Non c'è scampo né per le guarnigioni disperate, né per i suoi abitanti.
Alcuni sono ancora pronti a combattere. A Berlino, per le strade piene di cumuli di macerie, i carri armati sovietici da cacciatori diventano prede. Aprile 1945, decimo giorno della battaglia di Berlino. La capitale della Germania nazista è circondata dall'armata russa. L'ultima mossa sovietica per distruggere la città sta per iniziare. Una parte dell'esercito del maresciallo Ivan Konev si dirige verso Torgau, sul fiume Elba, 120 km a sud-ovest. Lì prende contatto con la prima armata statunitense. Entrambi festeggiano per la spaccatura del Terzo Reich. Per i sovietici questo contatto ha anche altri significati, oltre a quello della fine dell'impero tedesco. Le truppe sovietiche si dirigono verso nord e chiudono agli americani la strada per Berlino. Stalin ora è soddisfatto perché gli alleati non potranno raggiungere per primi la città. Sebbene gli alleati occidentali avessero in teoria la possibilità di entrare a Berlino per primi e una gran quantità dei tedeschi avrebbe preferito arrendersi agli ufficiali britannici, americani o francesi anziché essere deportati nei gulag dagli ufficiali dell'Armata Rossa, in pratica non lo fecero. Gli alleati occidentali si fermarono sul fiume Elba e lasciarono passare i sovietici. Un esercito di oltre 460.000 uomini, con 3.000 cannoni e 1.500 carri armati, è pronto a sferrare l'ultimo attacco al cuore di Berlino. Nei cieli, gli aerei da ricognizione svolgono un ruolo fondamentale. Controllano l'avanzata dei vari eserciti. Si guardava la cartina e si diceva: questo territorio è già nostro. E il comandante lo segnava con la matita: anche questo è nostro, ma qui c'è ancora una sacca di resistenza, dobbiamo prendere quella casa. Questo è quello che facevamo. A est, gli uomini di Zhukov avanzano lungo il fiume Spreja fino alla città. A sud, le teste di ponte sovietiche superano il canale di Teltow e dopo una battaglia prendono l'aeroporto di Tempelhof. Berlino è completamente tagliata fuori. I soldati tedeschi vengono dispersi in piccoli gruppi mentre sono ricacciati nel centro della città. Gli ultimi 8 carri armati Tigre delle SS sono intorno al parco Tiergarten. I loro cannoni tengono sotto controllo tutta l'area intorno al Reichstag. All'alba, i comandanti sovietici si preoccupano per il lento progresso delle loro truppe. Quando i carri armati percorrono le strade piene di macerie, sono facili prede delle SS e della gioventù hitleriana. Sia i giovani che gli uomini più anziani avevano i Panzerfaust. Erano molto pericolosi per i carri armati. Se ti mettevi dietro un angolo e sparavi, prendeva fuoco subito. Il Panzerfaust penetrava qualsiasi superficie, spaccava in due qualsiasi cosa. Era preciso e semplice, poteva usarlo chiunque. Perforava il ferro e l'acciaio e una volta entrato, esplodeva. A comandare le forze che da nord avanzano verso il Reichstag c'è il generale Vassili Chuikov, il difensore di Stalingrado. Ordina ai suoi di adottare le stesse tattiche di combattimento usate in quella terribile battaglia. Potete immaginare quanto fosse intensa quella battaglia. Potevamo avanzare solo attraverso le strade e c'erano dappertutto incroci, vicoli e sottopassi. Non c'era un fronte ben definito. Ogni obiettivo doveva essere attaccato separatamente. Ecco perché fu importante l'esperienza dei mezzi d'assalto di Stalingrado. Среди улицы танки шли.
I carri armati erano al centro della strada, i cannoni semoventi sui marciapiedi e sparavano contro i capisaldi. Dietro di noi c'era la fanteria che controllava gli scantinati. Davanti alle forze sovietiche si profilano enormi edifici, difficili da superare. A ovest, nord e est ci sono tre torri antiaeree inespugnabili. Costruite per tenere a bada gli attacchi dei bombardieri alleati, cominciano a decimare i carri armati sovietici in avanzata. Erano torri di calcestruzzo, rinforzate in acciaio. Erano alte 6 piani e avevano cannoni antiaerei sul tetto. I nostri obici da 203 mm le colpivano, ma non riuscivano nemmeno a scalfirle. Erano delle possenti fortezze. Era come sparare delle piccole pallottole a un elefante. Non potendo distruggerle, le truppe sovietiche devono aggirarle, resistendo al fuoco. Man mano che l'avanzata sovietica procede, i cittadini si rifugiano negli scantinati. Dietro le prime linee disciplinate delle truppe sovietiche ci sono uomini che non rispettano le leggi di guerra. Ricevemmo alcune telefonate dalle infermiere di un altro ospedale che, piangendo, raccontarono di essere state stuprate dai russi. Eravamo terrorizzate all'idea che la stessa cosa potesse capitare anche a noi. Alle 17, due armate circondano il centro di Berlino, l'ultima zona di difesa, conosciuta con il nome di Zitadelle. A sud, le truppe di Chuikov raggiungono il canale Landwehr, a soli 3 km dalla cancelleria del Reich e dal bunker di Hitler. A nord, la terza armata d'assalto punta verso i ponti sul fiume Spree che portano al Reichstag. I difensori di Berlino vengono ricacciati in un'area larga 3 km e lunga 12. Ma in questo ultimo bastione ci sono i difensori più accaniti. Ai duri veterani delle SS si aggiungono i ragazzi della gioventù hitleriana. Credevo che usando tutta la nostra forza avremmo ancora potuto fare qualcosa contro i russi. Le mie motivazioni, la mia resistenza e il mio coraggio sarebbero scomparsi se non avessi creduto che potevamo batterli. Ma non tutti sono disposti a sacrificare la propria vita per Hitler. Reparti delle SS battono le strade in cerca dei disertori. Quando le SS cominciarono a impiccare i disertori, gli stessi tedeschi consideravano le SS come nemici. Abbiamo visto molti soldati e ufficiali impiccati dalle SS ai pali dei lampioni. Rimasi scioccata nel vedere tutti quei soldati impiccati agli alberi. Avevano appeso al collo un cartello che diceva: ero troppo codardo per difendere il mio paese. Ne rimasi sconvolta. Era una scena così deprimente che continuai a camminare non alzando più lo sguardo da terra. Alle 14, l'armata rossa raggiunge il ponte Moltke sul fiume Spree. 400 metri più avanti, attraverso il fumo, si intravede il Reichstag. La fanteria avanza, ma il ponte è stato barricato con filo di ferro spinato e mine. Un fuoco pesante viene dagli edifici fortificati sull'altra sponda. I sovietici avanzano con coraggio. Mentre i soldati muoiono fra le macerie sopra di lui, Hitler nomina il suo successore e detta le sue ultime volontà. Con una cerimonia bizzarra, sposa la sua amante, Eva Braun. Sono le ultime ore per il Terzo Reich. Negli edifici bombardati nel centro di Berlino, entrambi i fronti si preparano all'atto finale nell'Europa della Seconda Guerra Mondiale.
29 aprile 1945. Dopo 13 giorni di duri combattimenti, la battaglia di Berlino giunge alla sua fase culminante. L'Armata Rossa ha completamente accerchiato il centro storico. Il Terzo Reich, che un tempo si estendeva su un territorio immenso, ora occupa una striscia di terra lunga 10 chilometri e larga 3. Gli uomini della Terza Armata d'Assalto si preparano a percorrere gli ultimi metri che li separano dal Reichstag, il cuore della Germania di Hitler. Per ordine di Stalin, devono issare le bandiere rosse sul tetto. Prima però devono battere gli ultimi fanatici. All'alba, gli aerei da ricognizione localizzano le posizioni delle loro truppe. Berlino era avvolta da una tale coltre di fumo che sembrava di volare in mezzo alle nuvole. Vedevo i carri armati e l'artiglieria e sentivo l'odore di bruciato. Sembrava che andasse tutto a fuoco. Era come volare sopra l'inferno e guardarci dentro. Davanti alle truppe sovietiche si stagliano i palazzi del governo intorno al Reichstag. Tra le truppe e il Parlamento ci sono diversi ettari, quelli del parco di Tiergarten. Ma questo parco tranquillo, particolarmente caro ai berlinesi da oltre 200 anni, è molto mal ridotto. Il primo ostacolo è il ben fortificato Ministero dell'Interno. I soldati tedeschi lo chiamano la casa di Himmler. Sotto un fuoco pesante, i russi riescono a entrare e cominciano un disperato combattimento corpo a corpo, stanza dopo stanza. Fuori, i carri armati sovietici sono esposti al fuoco tedesco. L'uomo accanto a me prese un Panzerfaust e si posizionò su un cumulo di macerie. Io ero al suo fianco. Non appena vide il carro armato a una decina di metri di distanza, fece fuoco. Sentimmo le grida dell'equipaggio, che probabilmente stava bruciando. Il comandante del carro armato spalancò il portello e cercò di uscire, ma cinque di noi gli spararono, me compreso. Quella fu l'unica volta che sparai a un uomo durante tutta la guerra. La caotica battaglia per la casa di Himmler va avanti tutta la notte. Le unità sovietiche, spinte dai loro comandanti, desiderosi di vedere la bandiera rossa sventolare sul Reichstag in tempo per i festeggiamenti del 1° maggio, subiscono perdite enormi. Una volta presa la casa di Himmler, le truppe d'assalto cercano di espugnare il Reichstag. Ma all'aperto si trovano sotto il tiro dei cannoni posizionati su una delle torri flak appena aggirate. L'artiglieria sovietica e i missili coprono i tiratori con uno sbarramento di proiettili a distanza ravvicinata. Era un inferno, perché l'Armata Rossa era talmente vicina che la sua artiglieria poteva raggiungere facilmente la Königsplatz, il Tiergarten e il Reichstag. In questo uragano di fuoco era ancora possibile per noi delle volte sparare con i fucili. Un chilometro più a sud, l'armata del generale Chuikov avanza. In furia la battaglia intorno al palazzo della cancelleria del Terzo Reich. Più volte Gisela Stang va nelle strade sotto i continui bombardamenti. Avevamo un unico pensiero in testa: trovare i feriti, prenderci cura di loro, portarli al sicuro e curarli. Questo è quello che cercavo di fare. Alle 15:30 i soldati di Stalin sono sopra il bunker di Hitler. Hitler
sa che è arrivato il suo momento. Eva Braun, sua moglie da 24 ore, si suicida col cianuro. Il Führer si spara. Non sapendo della morte del loro leader, gli uomini dell'SS e della gioventù hitleriana continuano a combattere. Alle 18, i sovietici raggiungono finalmente il palazzo. Riuscivo a vedere dei grandi pilastri e la cupola che era ormai distrutta dai bombardamenti. Si combatteva ancora e quando arrivammo vedemmo i fasci di luce delle granate che scoppiavano nel palazzo. Cominciano combattimenti corpo a corpo fra i soldati che si inseguono di stanza in stanza. Si combatte con ogni arma. Fucili mitragliatori, granate, anche coltelli. Un piccolo gruppo che porta una bandiera rossa si fa largo a fatica in quel labirinto di corridoi. Una volta sul tetto, la bandiera viene fissata alla base di una statua. Qualche giorno dopo sarà issata di nuovo per essere fotografata. La battaglia continua. Arriva la notizia sconcertante della morte di Hitler. Quel Hitler che si è sposato e poi ha messo fine alla sua vita ha tradito la fiducia che avevo riposto nel Terzo Reich. Anche se a qualcuno può sembrare strano, se non addirittura folle, fino alla fine ho creduto di potercela fare. Senza il Führer, gli ufficiali tedeschi vogliono prendere accordi con le forze sovietiche per negoziare l'armistizio. I sovietici chiedono una resa incondizionata, altrimenti Berlino verrà rasa al suolo. Alle 6 del mattino del 2 maggio, Berlino si arrende. Viene dato ordine ai soldati tedeschi di deporre le armi. Era davvero incredibile, non potevamo crederci. Sparammo in aria e, come vuole la tradizione russa, bevemmo vodka, mangiammo e festeggiammo. Quando il 2 maggio si sparse la voce della resa, nel campo d'aviazione ci commovemmo tutti, festeggiammo. Si sparava in aria e io finii tutte le munizioni della mitragliatrice. Più tardi venni punito per aver usato tutte le munizioni. Al contrario di quello che pensavamo, ci aspettava un'altra missione. 6 giorni dopo si festeggia la resa sia a est che a ovest. In Europa, la Seconda Guerra Mondiale è finita. Il Reich di Hitler è stato completamente distrutto. Per i tedeschi, la conquista del mondo è finita. Non ci sembrava possibile che fosse finita in quel modo. Se ci fosse stato un armistizio, avrei detto, è stata una sconfitta con onore. Non potevamo accettare di essere stati sbaragliati in quel modo. Ci sentivamo schiacciati nel vero senso della parola. I 6 anni del più grande conflitto della storia lasciano un'Europa in rovina. Milioni di persone morte e milioni di persone senza casa. Nell'Europa orientale la libertà non sarà completamente ristabilita per altri 45 anni. Ma il sacrificio di tutte quelle vite non è stato invano. La caduta di Berlino può aver portato alla guerra fredda, ma questo passerà in secondo piano per le generazioni future rispetto al fatto che il mondo libero si è unito per combattere il nazismo.